polisemie e collabora attivamente con realtà editoriali online e non. Ha pubblicato diversi studi su riviste accademiche e periodici di approfondimento letterario, tra cui Rosso Corpo Lingua, Atelier, Officina Poesia Online. Nel 2019 è uscita per Edipus la sua raccolta d'esordio, Poesia di ieri, vincitrice nel 2020 del premio Città di Como come opera prima. Questa sera ci parlerà della coscienza animale nella materia prima di Bianca Maria Frabotta. Grazie, Stefano. Grazie Giulia per la presentazione, grazie a tutti i partecipanti. Allora, farei una piccola introduzione, una breve premessa all'intervento e poi procedo a condividere lo schermo. Allora, il mio intervento di questa sera consisterà in una lettura critica di una questione specificamente testuale. Procederò all'analisi di due testi, uno tratto da Mani Mortali, una raccolta di Bianca Maria Frabotta del 2012, e uno dalla Materia Prima del 2018. Questo per riflettere su come, nell'ultima fase della poetica dell'autrice, sia intercorso un cambiamento nella visione ontologica della figura animale. Ora, nel 2018 è realizzata per Mondadori un'edizione complessiva dell'opera di Frabotta. Il volume riunisce i materiali delle cinque raccolte della poetessa più un corpus poetico inedito, appunto quello della materia prima. Quest'ultima raccolta, come reca un'indicazione presente nello stesso volume, è stata composta tra il 2012 e il 2017. La questione che approfondirò, come ho detto, è legata alla poetica di Frabotta nella sua ultima fase. Il tema, quello dell'ontologia animale, è di fatto un tema centrale nell'ambito di alcuni correnti di studio sulla letteratura contemporanea, come quella dell'ecocriticism e più in generale degli animal studies, correnti per me fondamentali nell'approccio al lavoro critico sulla poesia contemporanea. La problematizzazione dell'ontologia animale in poesia ha infatti assunto negli ultimi anni dei connotati abbastanza rilevanti, potremmo dire. E si pone come una questione che implica di per sé delle metodologie di analisi allargate, come quella filosofica e quella tematica. Il mio discorso di oggi, riassume di fatto alcune premesse già presenti nel primo paragrafo di un articolo che apparirà nel secondo volume di Polisemie, e si sviluppa per sottolineare come, nell'ultima fase compositiva di Frabotta, quindi quella tra il 2012 e il 2017, avvenga un mutamento nella concezione della stessa ontologia animale. Dapprima legata alla semplice facoltà senziente e poi, nella materia prima, evoluta nella direzione della tangenza fisica e molecolare del vivere. Allora, un istante che condivido lo schermo. Allora, eccoci. Lo vedete? Si vede? Sì, si vede Sì, benissimo. perfetto. Ok. Allora, già in un saggio del 2010, intitolato Bianca Maria Frabotta e i nodi violati del verso, Marco Corsi, che è stato tra l'altro nostro ospite in un seminario sulla poesia di Maria Grazia Calandrone nel 2019, mi sembra, Marco Corsi analizza il carattere particolare della figura dell'uccello negli Eterni Lavori, una raccolta di Frabotta edita per la prima volta nel 2005 da San Marco dei Giustiniani, e confluita poi nel 2012 in Da Mani Mortali. Corsi descrive come, nella prospettiva di Frabotta, il senso di morte che incombe negli uccelli non sia da considerarsi mera conseguenza del ritmo biologico dell'uccello, ma come un qualcosa di indissolubile dal ritmo stesso. Corsi mostra come la poetessa inquadri la morte come elemento naturale, causa diretta dello stato di fragilità ontologica dell'animale. Allora, scrive Corsi, l'elemento naturale prende parte della storia individuale raccontata dalla malinconia sostanziale della pagina, alla quale il soggetto poetico si abbandona remissivamente nel momento in cui le ombre tendono a delineare il peso degli oggetti accampati sul verso. Focalizzando la sua attenzione sulla poesia Se ne sta sotto il tetto a guastare il silenzio, che vi proietto tra poco, Corsi sottolinea come il protagonismo dell'uccello sia declinato nella concezione poetica di Frabotta. Vale a dire non tramite la descrizione delle sue condizioni esistenziali come specie, ma tramite la descrizione della sua singolarità di essere vivente. In altre parole, il protagonista di Se ne sta sotto il tetto a guastare il silenzio non gode di un'attenzione specifica per il fatto di essere uccello, per
per la sua condizione di uccello, potremmo dire, ma per la sua semplice presenza cosciente. Questa singolarità, presa in esame nella contingenza del momento del canto notturno, non solo viene connotata dalla poetessa con un aggettivo antropomorfizzante, lei definisce l'uccello come puerile, ma è descritta nel particolare delle azioni compiute. Lo vediamo subito: l'uccello guasta il silenzio, simula il canto, freme, attira l'alba, esita, pensa, semplicemente sta. Allora, se ne sta sotto il tetto a guastare il silenzio, con un gorgheggio qualsiasi, a gustarsi, la sua causa persa dall'inizio del mondo. Uccellino puerile che simuli il canto, a danno del bene comune per cui tutto tace e la notte è compiuta, come una negra preistoria. Somiglia al mio risveglio agitato, il tuo fremito sordo che aggira l'orologio del gallo. Insensato necrologio, tu attiri l'alba, esiti, pensi. Come sottolineato da Corsi, la morte incombe nella duplice valenza di condizione naturale e causa della caducità universale della vita. Il senso di universalità non è tuttavia evocato a partire da una valutazione relativa alla specie tutta dell'uccello, come si è detto, ma alla contestualizzazione della sua portata nell'esperienza singolare. Così, nella prospettiva di Frabotta, la morte appare non come un qualcosa che appartiene a tutti gli enti, ma piuttosto a ogni singolo ente. Il grado di soggettività e la capacità percettiva attribuiti all'uccello sono quindi altissimi. A proposito della comprensione analitica dell'attribuzione di soggettività alla figura animale, la recente Ecocritical Theory di Greg Garrand ha fornito delle basi concettuali abbastanza solide. Garrand scrive in Ecocriticism: "The great insight of animal studies in its productive encounter with the biological sciences is not that there are no differences between humans and other animals, but that differences are everywhere. Not only are individual humans and animals different to each other, but all species are different to each other as well. Uniqueness is not unique because differentiation is one of the things evolution does." Considerazioni come questa rendono possibile puntualizzare un carattere importante della concezione poetica di Frabotta, e cioè l'assoluta prevaricazione della soggettività singolare sul concetto di animalità come genere. Nel comporre dei versi a proposito del regno animale, lo sguardo della poetessa coglie un'essenza relativa alla singolarità esperienziale di ogni ente, vale a dire di ogni presenza capace di percepire. Quindi la concezione poetica di Frabotta può essere detta in linea con un principio di superamento del cogito cartesiano. In altre parole, non è il pensiero logico a sancire l'essere al mondo, ma piuttosto l'atto di percezione senziente. Questo stesso superamento del cogito ha costituito di recente un punto di interesse abbastanza grande nel contesto degli Ecocritical Studies. E a questo proposito, Garrand, nello stesso saggio, cita la riflessione di Philip Armstrong sulle figure del quarto viaggio del Gulliver swiftiano, viaggio in cui il superamento arriva a consistere con un sostanziale rifiuto dello stesso cogito. Scrive Armstrong: "In keeping with their satirical function, then, the Yahoos and the Houyhnhnms do not function to support, define, give shape to, or bear the human as a concept or a category. Rather, they demolish, unfasten, annul, delegitimize, or subvert it. The modern notion of homo as animal rationale evaporates under Swift's scorching gaze and leaves nothing behind." La medesima problematica, relativa quindi al peso specifico e alla sistemazione della componente logica del pensiero nella definizione dell'identità, è stata tematizzata da Gamben nell'Uso dei corpi, un saggio in cui il filosofo rintraccia nell'ontologia plotiniana un primo superamento della considerazione acritica dell'elemento logico come fulcro dell'identità dell'uomo. Scrive a Gamben, sempre a proposito di questo concetto, non so se l'ha caricato: "La nuova bioontologia plotiniana si articola attraverso una reinterpretazione critica del concetto stoico di vita logica. Plotino pensa però la vita non come un sostrato indifferenziato a cui verrebbero ad aggiungersi determinate qualità, ad esempio l'essere razionale o linguistico, ma come un tutto indivisibile, che egli definisce eidos zoes, forma di vita." La centralità della soggettività umana e animale, quindi, non sta nell'essere pensante, ma nell'essere forma di vita.
ad ogni modo, indica nella riflessione di Derrida l'apporto più significativo alla questione del superamento del cogito nella definizione dell'identità, ma non entro nel merito della questione perché richiederebbe veramente troppo tempo. Quello che è da registrare a questo punto è che grazie alle chiavi interpretative fornite da questa metodologia diventa possibile osservare come nei primi tre versi di Se ne sta sotto il tetto può stare il silenzio, l'altro da sé, l'uccello appunto, venga identificato come forma di vita a partire dalla performatività del suo atto. Vale a dirsi, il canto dell'uccello, liberato da ogni spiritualizzazione, diventa un canto qualunque, un qualcosa che molto semplicemente rovina il silenzio della notte. La situazione di quiete notturna, caricata da frabotta di valore salvifico, è di fatto corrosa dal comportamento puerile del volatile, connotato con l'aggettivo puerile. Ora, comparando questa connotazione filosofica dell'identità biologica animale a quella di altre poesie dell'ultima fase compositiva di Frabotta, emerge una conseguenzialità soltanto parziale. Un esempio è costituito da L'estate senza acqua, la passata estate, poesia contenuta ovviamente nella materia prima, in cui le figure protagoniste degli uccelli sono proiettate in una cornice ontologica in cui anche il solo atto pratico del contatto fisico, può sconvolgere l'ordine esistenziale. Allora, eccoci. L'estate senza acqua, la passata estate, ricordi? Facesti cadere il nido dei tortorini non ancora rifiniti. Con la morte nell'anima lo rimettevo dov'era, ma nulla fu più come prima, dopo lo stacco. Tu provasti ad alzarli da terra, a improvvisare un giaciglio in un paniere di paglia fangoso, il più fragile, tremando, si serrava dentro una notte interrotta, l'altro, stupefatti fra i rami, acuiva gli aghi degli occhi tra le fronde, mai viste, miracolosamente snidato dai riflessi di una luce immensa, dov'era la madre nel trionfo di brezze, la gioia di non aspettarla, godeva. Come poteva sapere il suo vispo occhieggiare che l'avrebbe sdegnato, che il suo destino era ormai segnato? Senza sollevare sul nido crollato il velame di spine così pazientemente, intrecciato, nauseata, annusò il tanfo umano delle nostre dita, le tracce delle nostre carezze. In un volo senza ritorno s'allontanò la madre, resa da natura snaturata, di colpo, materia inorganica, cieco corpo del suo corpo, o forse l'ultima incarnazione della filosofica creatura, ammaliata dal sospetto platonico verso ogni materia. Si tratta di una delle poesie più emblematiche e significative della materia prima. Il racconto dell'evento è connotato da una drammaticità universalizzata, al pari di come sono universali le leggi fisiche che condizionano la fisiologia dell'ente. Ora, la comprensibilità logico-sintattica della poesia è estremamente elevata. Succede che in un contesto di intimità familiare, un'azione dettata da una necessità quotidiana comporta una reazione catastrofica per l'animale. Vale a dire l'interruzione del tempo della vita embrionale all'interno delle uova non ancora pronte a schiudersi. L'occhio del lettore è inizialmente guidato in una scansione armonizzata dalla simmetria dei periodi sintattici in tre terzine fino al verso 9, coincidenti con i tre momenti dell'azione che porta alla tragedia. Dal verso 1 al verso 3 il nido viene fatto cadere, dal verso 4 al verso 6 il nido viene rimesso nella sua collocazione originaria. Dal verso 7 al verso 9 i corpi degli implumi sono oggetto di un tentativo di cura. Dopo il nono verso il focus viene spostato dalla poetessa verso la soggettività dei piccoli. E, abbandonata la simmetria delle terzine, il discorso poetico prosegue fino al sedicesimo verso. L'elemento della luce porta, come vediamo, un senso opposto a quello salvifico della notte interrotta e costituisce qui il vero e proprio elemento drammatico, cioè l'accesso prematuro degli uccelli alla vita diurna, accesso che poi di fatto coincide con la morte. Rimanere immersi nella notte avrebbe significato per i piccoli compiere il corso biologico della crescita, cosa che a questo punto non avverrà mai. La gioia del non attendere e del non essere attesi, stato di grazia garantito dal lasso di tempo che confina gli ovipari nelle rispettive dimore, è sfociata nella condizione tragica dell'essere rifiutati. Infatti la madre uccello rifiuta i figli toccati dalle mani umane e di fatto li condanna a morte. Appare definita come posseduta da quello che scrive Frabotta essere il sospetto platonico verso ogni materia.
Ora, basandoci su quanto osservato fino a questo punto, se si contestualizza l'atteggiamento della madre in L'estate senza acqua, la passata estate, come parte di una generale cornice metafisica di rapporto platonico tra il soggetto e la materia, e se si applica lo stesso principio contestuale all'agire dell'uccello in Se ne sta sotto il tetto, allora la simulazione del canto di cui si racconta nella poesia appare come un'azione subordinata allo stesso paradigma platonico. In altre parole, il canto, atto fisiologicamente strutturato e connotato, è simulazione e copia di una sua idea incorporea e infatti non può che incidere negativamente sulla situazione salvifica del silenzio notturno. La questione del comportamento animale è così privata di una qualunque indecifrabilità e viene narrata in termini assolutamente intelligibili. L'uccello, sta sul tetto a gustare la sua causa persa dall'inizio del mondo. Ancora, di nuovo, possiamo osservare con quale grado di umanità sia connotata la soggettività animale. Allora, riporto alla poesia. Leggiamola nei primi tre versi. Se ne sta sotto il tetto a guastare il silenzio con un gorgheggio qualsiasi, a gustarsi la sua causa persa all'inizio del mondo. Quindi l'uccello è consapevole del mondo, in uno stato di chiara percezione delle cose. Contempla la propria causa persa come se si stesse perdendo in un momento di annichilimento esistenziale. Questa contemplazione, che trova un riscontro fisico e pratico nel cantare, giunge, leggiamo, a danno del bene comune per cui tutto tace, la notte è compiuta. Quindi il momento della quiete notturna ipoteticamente coinciderebbe con uno stato di cessazione di consapevolezza, vale a dire il sonno. E il canto dell'uccello, che si è detto essere copia platonica e simulazione negativa, interrompe il silenzio e nega alla poetessa l'oblio e il riposo. La costringe ad un risveglio agitato. Nella conclusione della poesia, il concetto platonico di corrispondenza per imitazione è evocato direttamente. Scrive Frabotta: somiglia al mio risveglio agitato il tuo fremito sordo che gira l'orologio del gallo, insensato necrologio, tu a tiri d'alba, esi ti pensi. Il fremito sordo del canto corrisponde ad un secondo grado di corporeità, quindi al risveglio dell'altro. L'alba, che implica di per sé la fine della situazione salvifica della notte e il ritorno della coscienza logica, è attratta dal canto e quindi dall'agire dello stesso uccello. Emergono con chiarezza quindi dei particolari relativi alla connotazione non solo della soggettività animale, ma anche relativi a quella di alcuni termini che contestualmente subiscono una metamorfosi nel passaggio da mani mortali alla materia prima. Come osservato fin qui, i termini della notte, del canto, del sonno, della luce, del risveglio e della contemplazione. A proposito di questa metamorfosi, appunto nel passaggio delle due raccolte, Roberto Deydié ha scritto nella postfazione al volume dell'opera completa di Frabotta, un istante, scrive Deydié: dalla carne alla cellula, dalla foglia alla fibra. Il coraggio dello sguardo scientifico, il setaccio severo di una microspia a cui la poesia stessa, strumento e insieme oggetto osservato, non sa sottrarsi. Torna protagonista il corpo nella declinazione della finitudine già avviata nella vita precedente, ma la visione della mortalità non è ancora accesso alla morte. Gli uccelli dell'estate senza acqua infatti contemplano la morte, sono proprio a un passo fisicamente dalla morte, ma restano in vita, non la raggiungono. La considerazione di questo passaggio di significati, osservato da Deydié, non è però da prendersi come l'indice di un cambiamento complessivo del pensiero di Frabotta nella lettura dell'ontologia animale e della connotazione di questi termini, ma come la progressiva messa al centro delle stesse leggi naturali che scandiscono i fenomeni dell'ente. Il fatto che nell'estate senza acqua le mani siano effettivamente mortali, le mani che toccano gli uccelli rendendoli sgraditi alla madre, quindi li condannano. Questo fatto non è causato dall'intenzione dell'uomo, è invece la pura e semplice constatazione dell'effetto del contatto tra i corpi e le dita. In altre parole, così come sarebbe impossibile considerare la mortalità e la caducità della vita del corpo una scelta, così la mortalità che le mani causano è mera conseguenza dei meccanismi delle leggi fisiche. In questo senso, e come già osservato a proposito di Se ne sta sotto il tetto, la considerazione della morte è spogliata di ogni spiritualizzazione trascendente
e va ad occupare un posto nella materia prima legata allo stesso empirismo che la definisce, come uno stato della materia, stato contemplabile e contemplato, incontrato, secondo Didier, che utilizza questo termine, ma mai raggiunto. Allora, scrive ancora, nello stesso passaggio, l'immortale è l'inautentico, così come l'eterno è sola prerogativa del Deus absconditus, o di una divinità fanciullesca e ineffabile, rimasta estranea rispetto a un mondo divenuto tragicamente adulto. Provare a raccontare la tensione verso l'immortalità si traduce in un aprire il campo al falso, anche al falso poetico. Vuol dire riscrivere, scrivere alla maniera di, mimesi di una mimesi. Invece è proprio a quelle mani mortali che la Terra da sempre si affida. Nel focalizzare l'attenzione sulla concezione di frabotta della soggettività animale nell'ultima fase della poetica, è così possibile osservare un mutamento di prospettiva vero e proprio. Se l'affermazione di essenza soggettiva del vivente appariva già in Da mani mortali legata alla decostruzione del cogito e alla rifocalizzazione della percezione come fulcro centrale della soggettività, nella materia prima questa premessa è articolata nella direzione della materialità molecolare e biologica dell'esistenza. L'animale, quindi, non è più forma di vita in quanto vita senziente, ma in quanto vita biologica, soggetta alle leggi fisiche. Allora, tolgo la condivisione e vado a concludere. Allora, diciamo, appunto, per avviarmi alla conclusione, la significatività di questo passaggio, a mio avviso, è anche legata al fatto che questo avviene in un contesto poetico, come quello italiano contemporaneo, in cui la centralità del dato vitale ha assunto un'importanza abbastanza grande. Si pensi alla centralità biologica della vita in storie di Anedda, oppure al recentissimo Linea intera, linea spezzata di De Angelis, pubblicato proprio poche settimane fa per Mondadori. L'argomento meriterebbe di certo un approfondimento più puntuale, che di nuovo rimando ad una sede successiva. Quello che ho ritenuto importante mostrare con questo breve intervento, e che spero di essere stato in grado di chiarire, è che l'applicazione di una prospettiva epistemologica tematica alla lettura di segmenti specifici della produzione poetica contemporanea può portare a mettere in luce alcuni nodi filosofici che restano altrimenti esclusi dal discorso critico. Il caso di Frabotta costituisce, a questo proposito, un esempio emblematico, perché la sua poesia si offre al lettore come densa di un carattere testimoniale, vale a dire un carattere in cui l'intelligibilità della concezione filosofica non viene prevaricata dalla componente estetica del verso. Indagando criticamente il dato della poetica di Frabotta, quindi, è stato possibile mostrare la radicalità di questo cambiamento di concezione. Cambiamento che, per quanto apparentemente minimo e trascurabile, va a connotare la stessa visione dell'ontologia della poetessa. Detto ciò, io vi ringrazio per l'attenzione e ho concluso. Grazie mille per questa presentazione. Hai toccato degli snodi fondamentali negli Anima Studies e hai mostrato benissimo questo processo di straniamento, no? Di sguardo dell'altro che è allo stesso tempo uno sguardo umano e uno sguardo altro sull'umanità, che quindi permette anche di mettere a fuoco sia, diciamo, una critica anche ad alcuni valori umani, alcune azioni umane, come appunto queste mani umane che toccano gli uccellini, no? E che portano poi di fatto alla morte dell'animale, ma anche uno sguardo, diciamo, una prospettiva animale che è un rispecchiamento della poetessa, della voce del poeta nel canto dell'uccello, anche la scelta proprio in quale animale rispecchiarsi. L'uccello è l'animale del canto per eccellenza, l'animale dell'anima e così via. E quindi appunto questo uccello puerile che simula il canto e contempla la propria causa persa dice tanto sul ruolo del poeta oggi. Bene, io appunto non volevo lasciare lo spazio a un dibattito aperto, per cui se ci sono domande, interventi, pensieri, siete
Assolutamente, ecco Carlo Londero, apri pure il microfono, Carlo, e la telecamera se vuoi così ti vediamo. Eccoci. Allora, intanto dico che il mio cognome è Sdrucciolo Londero, ma fa poca importanza, fa poca differenza. E ringrazio Bottero per l'intervento e vorrei solo aggiungere qualcosa magari per un futuro, per un probabile approfondimento, ampliamento di questo studio che comunque mi è parso interessante. Per quanto riguarda la morte, direi Saba, Uccelli, un testo al quale mi è subito scattata la memoria. Probabilmente non c'è la morte, non è così presente la morte in Uccelli di Saba, però lo scrive e dice: questo è il mio ultimo testo che leggerete me vivo, una cosa del genere. E comunque appunto dove è delicatissima il tatto del poeta verso questi animaletti, nella poesia risultano veramente esseri fragili e vitali, appunto a confronto di un io anziano ormai quasi arreso alla propria esistenza. E una seconda notazione mi viene in mente ancora Fernando Bandini, un bellissimo e bravissimo poeta, la sezione Lapidi per uccelli da L'amanti della città. Non chiaramente solo questa sezione e solo questo libro. In Bandini gli uccelli e i pennuti sono notevoli, sono molti richiami al mondo dei volatili. E anche Bandini ha una capacità scientifica, ornitologica, molto molto precisa. Appunto, che si riverbera con una lingua attenta e precisa, appunto, a restituire quello che è poi il comportamento anche di un animale, magari non descrivendolo, non rendendolo in versi come quelli di Frabotta, ma magari celandoci dietro qualche pensiero, Comunque gli uccelli sono molto presenti. E poi mi viene in mente anche Bandini, sempre per la forma lunga, la seconda poesia che ci hai fatto leggere e sulla quale ti sei soffermato. Beh, è la forma lunga, Bandini, direi che secondo me richiama. Appunto, le lapidi per uccelli sono composte da una, due stanze, direi così a memoria di una quindicina, ventina di versi l'una. Ecco, tutto qui voleva essere solo così un aggancio, quello che mi è saltato in mente, ecco, adesso, ascoltandoti. Rispondo direttamente? Posso? Allora, guardi, la ringrazio ad approfondire. Ci Diciamo il sono tutte le discorso. poesie curate pochi anni fa, pubblicate in un baobab di Mondadori. Secondo me, anche metricamente, anche formalmente, Bandini è un poeta ingiustamente poco considerato. E secondo me ha fatto, all'epoca, scusate l'interruzione, ma secondo me va detto. E che però ha avuto un notevole seguito nel mentre uscivano questi suoi libri di poesie, tant'è che secondo me i riflessi si vedono poi anche nelle generazioni successive, però appunto queste sono le sorti della poesia e della letteratura. Ora si sta a galla, ora invece si sprofonda un po' di più e poi invece tocca a noi recuperare qua e là. Ecco, perdonate l'intrusione. Ti lascio finire, ma diamoci pure del tu. Va benissimo, grazie, va benissimo anche il tu. Per cui no, sì, certo, diciamo, d'accordo anche con il discorso sulle sorti della poesia e della letteratura che purtroppo imperversano. Questo, diciamo, il mio intervento, come dicevo all'inizio, è poi parte di uno studio un po' più ampio sulla concezione poetica e sull'ontologia di Frabotta nella materia prima, che è appunto l'articolo che uscirà. Il discorso della soggettività animale poi nella sua opera è veramente molto molto ampio, perché io per esempio citavo questo saggio di Corsi soltanto a proposito di Domani mortali, ma ci sarebbe da andare ancora più indietro. Non so se ci sono altre domande, e se
se qualcuno vuole intervenire adesso ha assolutamente la precedenza, ma se non ci sono, a me interessava, aspetta ancora un secondo, vabbè, comunque a me interessava più vedere il ruolo umano in questa, in questi due testi che ci hai posto, nel senso che l'umano sembra anche nelle citazioni che ci hai mostrato, mi hanno portato a pensare a vedere in questi testi un uomo che è in realtà un esiliato, cioè diciamo un estraneo nell'ecosistema. Cioè, come dici tu, l'uomo è in parte animale, si riconosce perfettamente come animale, però d'altra parte riconosce che in realtà è escluso, è un po', non ricordo adesso, non voglio dire scemenza, mi pare fosse verità che vede nel peccato originale, insomma nella storia di Adamo ed Eva, il momento in cui l'uomo perde il diritto di far parte della natura e diventa qualcos'altro, diventa un esterno, un estraneo e un esiliato dalla natura stessa. Non so se c'è questa cosa in Frabotta, che io non conosco moltissimo, devo dire, però tu che la conosci bene, non so se questo è un aspetto una dinamica che si presenta, che è interessante guardare meglio. Guarda, non tanto l'esilio e la perdita di centralità, quanto più come dire, non voglio usare la parola armonia perché non si parla di armonia, ma una ritrovata coesistenza. Cioè il fatto che Frabotta in qualche maniera abbracci questo concetto di decostruzione del pensiero logico come definizione dell'identità ci pone sullo stesso piano dell'animale. Quindi il fatto che anche la sua poesia abbia un carattere testimoniale così forte c'entra il discorso poetico nell'essenza e nell'esperienza di animale, nel senso di cosa vivente. E in questo senso, secondo me, l'uomo non è diverso dall'animale. Cioè l'unica differenza che c'è tra lei e l'uccello che le rovina la notte e la tiene sveglia poco prima dell'alba è che lei sta scrivendo e che l'uccello sta cantando, ma poi di fatto sono posti sullo stesso identico piano esistenziale, quindi secondo me non c'è tanto un'inversione di prospettiva, cioè l'uomo non diventa minore rispetto alla vita animale o non viene esiliato dall'Eden, l'uomo si pone sullo stesso livello di questa animalità che ritrova quindi una centralità inedita laddove noi siamo abituati a considerare l'animale una sorta di entità subumana, per ragioni chiaramente culturali, storiche, religiose e quant'altro. Non so se sono stato in grado di risponderti. No, sì, assolutamente, ma infatti io parlavo di dinamica proprio perché c'è diciamo questa doppia prospettiva. La prima, appunto, dove c'è una comunanza con l'animale, siamo sullo stesso piano, però io mi riferivo piuttosto all'episodio, appunto, del contatto con gli uccelli, che è un contatto distruttivo, diciamo, è un mondo è una barriera che l'umano non può oltrepassare senza essere mortale. E in questo caso, appunto, per questo vedevo come appunto un esilio è un luogo in cui non deve entrare, non gli è concesso entrare, non può avere questa comunanza, non può toccare l'uccello. L'uccello deve stare appunto nella sua sfera e quindi appunto questa comunanza, questo restare nello stesso piano, nello stesso ecosistema, viene a mancare. Però vabbè. Ti rispondo molto brevemente, sì, giustissimo, hai osservato un nodo fondamentale, e poi questo diventa anche nel discorso di Frabotta un motivo di critica, perché implicito in tutto questo discorso c'è in qualche modo un senso di colpevolezza per aver causato questo disastro. Il discorso è che il disastro, tra l'altro, viene causato da una necessità di tipo veramente quotidiano, cioè Frabotta raccontava
in una presentazione del volume che il nido che è stato fatto cadere a terra, è stato fatto cadere a terra perché i tortorini le lordavano il tavolo che aveva messo lì sotto, come dire, spogliata di qualunque valenza espressiva, legata alla semplice coesistenza fisica nello spazio tra l'uomo e l'uccello. Quindi sì, questa è sicuramente una cosa su quella quale si potrebbe riflettere, che si potrebbe anche approfondire, cioè la tragedia come causata dall'umano, proprio perché c'è una separazione tra i due regni che non deve essere, valicata. Però ecco, insomma, è un discorso che insomma, hai centrato anche tu, un punto abbastanza importante. Quello che mi sembrava anche cioè, interessante è che c'è il desiderio di oltrepassarlo. E questo appunto, questo è quando arriva, diciamo, siamo posti di fronte all'impossibilità o al sentimento del dovere a non oltrepassarlo, ecco, c'è una tensione e il senso di colpa nel poi farlo per averlo fatto inavvertitamente. Beh, grazie Stefano, allora, per questa bellissima presentazione. Credo Grazie a insomma, voi per le tutti. domande, molto interessanti. E passerei al prossimo intervento. Presento Adele Bardazzi. Grazie Adele per essere qui con noi oggi. Adele è Extraordinary Junior Research Fellow al Queen's College a Oxford e le sue ricerche si concentrano sulla poesia contemporanea e moderna, sui discorsi di lutto e perdita, gender studies e entanglement, quindi intreccio tra il verbale e il visuale. Ha un PhD in the field, non so come si traduce in italiano, in Modern Languages al Christ College di Oxford, e tra le sue pubblicazioni recenti che stanno per essere pubblicate c'è la monografia Eugenio Montale, A Poetics of Mourning, che sarà pubblicato per Peter Lang nel 2021, e il volume curato appunto da Adele Bardazzi, Gender and Authority Across Disciplines, Space and Time, per Palgrave nel 2020, e A Gaping Wound, scusate, Mourning in Italian Poetry, che sarà pubblicato con Leggenda nel 2022. È inoltre cofondatrice del seminario Italian Poetry Today, e oggi ci parlerà appunto in un intervento in inglese intitolato The Works of Antonella Nedda, Elisa Biagini e Maria Elai. Grazie Adele. Grazie Stefano, grazie Giulia, grazie a tutto il gruppo di Polisemie per l'invito e appunto come introduceva Stefano, oggi presenterò il mio paper in inglese, però ecco, per la parte delle domande sono molto benvenute sia in inglese che in italiano, come preferite. Provo anch'io a condividere lo schermo un momento. Scusatemi la lentezza. Si dovrebbe vedere, giusto? Sì, proviamo. E quindi il mio paper, che per questione anche di tempo in realtà si concentrerà soltanto su Antonella Nedda e Maria Lai, si intitola Texts of Poetics of Entanglement, The Works of Antonella Nedda e Maria Lai. This paper investigates the relationship between poetic texts and textiles in the work of the poet Antonella Nedda and the artist Maria Lai, arguing that the interaction, to use the feminist physicist Karen Barth's term, between the language of poetry and that of textile can be understood through a paradigm of entanglements that expand the semantic capacity of both words and textiles. This is at the core of what I would like to term textile poems. As textiles are powerfully embedded in both personal and cultural histories, I will explore the connections between Aneda's and Lai's works and Sardinian culture and history,
tracing the intricate development of the island's ancient crafts and textile traditions through its female communities. Their practice of combining poetry and textiles are worth analyzing for the way they relate to a specific culture and society, that of rural Sardinia. Aneda's and Lai's intermedial textile poems create a new paradigm where the viewer or reader's engagement with its material tactile objects is a focal part of the process of their coming into being. From this viewpoint, the etymology of poetry from poiesis resonates with its handcrafted oriented meaning of making. By looking at Aneda's and Lai's textile poems, I will introduce the parameters that constitute the fibers of what I refer to as textile poetics of entanglement, che Stefano ha perfettamente tradotto con intreccio, non ci avevo mai pensato in italiano, so thank you Stefano. To be entangled, Karambara states, is not simply to be intertwined with another, as in the joining of separate entities, but to lack an independent, self-contained existence, end of quote. It is precisely this kind of entanglement that animates Aneda's and Lai's textile poems. It is not a textile and a poem that pre-exist their interaction, because entanglements are not isolated binary reproductions, but rather they interact in such a way that they emerge, and I quote from Ballard again, through and as part of their entangled interrelating. Furthermore, this paper aims also to reevaluate how a poetics of making situated in textiles is not of less artistic value, but on the contrary had been one of the most innovative ways in which poets and artists today, mainly women, have been renewing our understanding of poetic language, reading practices, and the involvement of haptic experiences when engaging with intermedial works such as textile poems. In The Subversive Stitch, Embroidery and the Making of the Feminine, Rosita Parker highlights the divide between art and craft, high art and textile art. This historical hierarchical division of the arts, she argues, is at the roots of the marginalization of women's work and why textile arts are accorded less artistic value. Art forms historically associated with women have been continuously downgraded and accorded less artistic value, and only relatively recently, feminist art and craft historians have reevaluated the work of women textile artists from the margins of the canon. Moreover, the engagement with textiles like embroidery has been historically consigned to women's hands. It was not only a means to educate them, and thus seen by some, of course, as an instrument of oppression, but also a key medium of resistance to the constraints of femininity, a tool for women through that to comment on their own conditions, on the conditions of women. The last decades have seen a proliferation of works that combine textile practices and poetic language, especially by women, something that demands us to investigate the reasons of this increased focus on these works and to understand to what extent these textile poems created by women poets and artists present characteristics that can be identified as generic markers of women's writing and artistic production, if at all. And I would like, I would just now move to Antonella Nedda and begin with her first. So Nedda, as most of you I'm sure know, was born in Rome, but her Sardinian heritage goes back for generations. Engaging with ex-literary textile practices is for her a key tool to explore her Sardinian identity. And the work that best illustrates Aneda's intermedial practice is the following, which you can see here on the slide, entitled Antologia 2010-2012, also very often just referred to as Lenzuolo Bedsheet. While referring to this work, Aneda states that the installation aims to echo the loom, the memory of women among all those threads that fascinated her when she was a girl. The activity of sewing, cucire, is not only associated with a personal and cultural memory of Sardinia and those groups of Sardinian women weaving and stitching as a form of expressing themselves beyond the written language of words, but also acquires an important function as an act that can keep together what has been cut off or lost. The needle, Aneda writes in her recent essay on Maria Lai as part of the latest exhibition at the Maxi Gaji on Maria Lai's works, and I quote, is not a pin. The pin is transitory. It pierces, but it does not unite. The needle restores life to the fabric. It transforms the inertia of the material into something that can be associated with life, skin, food. For Aneda, the needle is never something aggressive, but rather becomes a powerful tool in this process of repairing damage and recovering loss, or moving, weaving through loss
and through mourning as well. The bedsheet was exhibited as part of the exhibition entitled Lontano da dove, uno sguardo sulla scena artistica sarda contemporanea, which was held in Roma e La Pelanda at the ex-Lutherhaus Marco Staccio back in 2012. The exhibition brought together contemporary Sardinian artists living outside the island and invited them to reflect from far away, da lontano, on their Sardinian identities. Annette refers to the bedsheet in the exhibition catalogue as follows. Ho utilizzato un vecchio lenzuolo di lino appartenuto al corredo di mia nonna come un grande foglio su cui mettere quanto aveva accompagnato le mie pubblicazioni dal 1991 ad oggi. Ho usato non solo colla, ma filo e aghi. All photographs, fabrics, leaves, as well as words and isolated lines are sewed together on the bedsheet, but also appear as alienated and dislocated from the traditional space of the page. And in doing so, the bedsheet becomes an unstable ontology that is fundamentally mobile and errant. In this excellent poem, Aneda also engages with performance. In fact, on the day that the exhibition opened, the audience would find Aneda in the making, as you can see here on the photograph of this work. Present in the room where the bedsheet was exhibited, sewing with a needle all the objects that we see stitched on the bedsheet. It is worth mentioning again that the space of the performance was originally a slaughterhouse, and in the ante room where Aneda performed, one could find her and the bedsheet that is actually, now you can see for the photographs, but I'll show you in the next one, is hanged on actually the machine that used originally to drain blood from animals. In a recent interview, Aneda explains how wars and the act of sewing relate to each other by tracing them to her Sardinian roots. Le parole sono anche pezzi di stoffa che poi combaciano e rivelano una storia, una trama. Io poi sono sarda, per cui ho il tappeto nel mio DNA. The bedsheet is for Aneda a key medium through which to explore, as I already said, and negotiate a Sardinian cultural inheritance, in particular the textile traditions of Isili. This is also closely connected to the idea of exile, with which, of course, she partly identifies in a way. And I quote again from the same interview. I luoghi ai quali sono legata in Sardegna sono sostanzialmente due. Il primo è Isili, un paese agricolo del centro-sud dell'isola. Il nome viene da Exilium, perché vi fu deportato dai Romani, una colonia ebrea alla quale nel tempo si è aggiunta una comunità zingara. È un centro di produzione, sede di un museo di tappeti. L'installazione del lenzuolo risente della memoria del telaio, del ricordo delle donne, da tutti quei fili che da bambina mi affascinavano. The other place in Sardinia that is evoked in the bedsheet is the archipelago of La Maddalena, from where part of Aneda's family originates, and quite a few of her poems throughout her poetic collections actually relate to this place, to La Maddalena. La Maddalena, Aneda writes, entra nell'installazione soprattutto come meditazione sul vento, che è un grande maestro. Ci insegna la nostra insignificanza, ci fa capire che quello che chiamiamo io non è che una folata. Ed è il motivo per cui ho pensato al lenzuolo come un'antologia instabile, esposta alle correnti, agli spostamenti, agli sguardi. The elements of instability and mobility are, I think, an innovative way through which Aneda experiments with poetic forms and comes into conversation with other contemporary women poets. I'm thinking of Susan Howe, but also especially Twan Carson and her poetic collection Float in particular. Aneda's lenzuolo encourages, I believe, a similar kind of mobile, non-linear reading as Carson's Float. It is from this perspective that I just would like to very briefly pause for a second on one of the objects that predominates, as you can see on the slide, on the bedsheet, the leaves. They are, in my view, a further reference to mobility by a reference to the wind, as they are no longer attached to branches, but rather naturally float freely. The leaves reinforce the idea that nothing is fixed and that the needle can help in keeping things together that would otherwise fly away. Furthermore, one cannot avoid thinking of the reference to the Italian word for leaf, foglia, which echoes so profoundly the word foglio, paper, page, the page on which a poem would generally be printed on. However, there is no actual foglio in the traditional sense in Aneda's Antologia. Instead, it is replaced by the mobile white bedsheet hanged only on one on the top side of the bedsheet that moves freely
and this foliage that no longer belong to a tree stably rooted in the land. In this way, Aneda creates a work that emphasizes the process of making and encourages the reader to engage with it as material. She highlights this further in the exhibition catalogue when stating that, and I quote, "L'idea di dare concretezza alla scrittura e di costruire un'antologia reale, non solo cartacea, mi interessava da tempo. Volevo fare un oggetto su cui trovassero spazio forme diverse, memoria e immagini." Most of the lines that are stitched on the bedsheet, and you can, I think, see quite easily here on the slide, and you might recognize these, come from a specific section from Aneda's poetic collection entitled Salva con nome, and the section is entitled Cucire, Sewing. And it is interesting to see, I just have one here written on the slide, one of the poems included in this section, that there is a direct link between some of the poems included in this section and the installation, the bedsheet. And I just would like to read quickly this poem. Cuci una foglia vicino alle parole, cuci le parole tra loro. Guarda una foglia come viene soffiata lontano. Il tempo mentre scriviamo vola. Noi moriamo a noi stessi mentre intorno ci cresce la vita e la realtà si addensa, si intreccia, diventa una radice che sale fino a un tronco e ridiventa foglio. Da sempre ci mancano le parole e io ne ho nostalgia. Per questo cucio. Cucio, cucio. And these last two lines from this poem are also stitched on another object that accompanied the bedsheet as part of the same installation, which is this pillow that was inside a sort of box that you can see from the photograph. And the installation also included a second pillow, which was not placed inside a box, but similar to the bedsheet, hanged on a rope, which is the following. This is just a detail. The section Cucire opens with a quotation from the artist Louise Bourgeois, who is an artist who also extensively engaged with textile arts in her works. And this quotation is also stitched on the bedsheet. And I just would like to quickly read this, as I think it's quite representative of how Aneda as well sees sewing in relation to her poetic practice. Quando ero piccola, tutte le donne di casa maneggiavano aghi. Mi hanno sempre affascinato gli aghi. Hanno un potere magico. L'ago serve a ricucire gli strappi. È una richiesta di perdono. Non è mai aggressivo. Non è uno spillo. The needle then, in its act of perforating things, it keeps them together. This becomes particularly relevant to memories and Aneda's Sardinian identity, which she never fully owned and which she attempts to thread together through her poetry and through this work as well. From this standpoint, stitching becomes a central element in the experience of mourning too, that of course, as we all know, is a focal point throughout a poetic corpus. And as Aneda writes in another poem from the section Cucire, which is also on the bedsheet, quello che la morte smembrava poteva essere unito di nuovo. And I'm sure I'm already running a little bit out of time, so I will stop here for Aneda and quickly move to Maria Lai. And then sort of return to Aneda later on. One doesn't make art, Lai says, except by working a material. Throughout a prolific career, Lai has engaged with a particular kind of material, textile, in a variety of ways, and that enable her to create an art as material, as space, starting in 1967, if you want to find a date, with the creation of Oggetto Paesaggio, which you can see here on the slide, which is also one of her most famous looms. The loom has been a central object in Lai's works, and it is possible to find traces, echoes, and reference to it even in later artworks. I'm referring to her loom books, sewn canvases, sewn pages, sewn sheets, and sewn books. The loom has a double origin in Lai. On the one hand, it can be seen in tune with artistic tendencies of her time, specifically the one of bringing everyday objects into artworks, as introduced in 1960 by Pierre Restany and the Nouveau Realisme. On the other hand, the loom is also deeply connected to Sardinia, of course. For Lai, the loom stands for a magical tool that is reminiscent of her childhood, an object used by Sardinian women for centuries, if not millennia. It is therefore not only a conceptual object,
but also a personal object infused with Lai's personal memories and Herzliyan heritage. From the 1970s, looms began to be at the center of Lai's shows. And during this period, her first sewn canvases also started to be created, and it is at this point that she abandoned, almost completely, we could say, painting. And during these years, Lai created a series of works that engaged with non-painterly material, just as Aneda in a way engages with extra-literary material in the bedsheet. But a dialogue with painting is never interrupted and can be seen throughout these artworks. Thanks to her encounter with Mirella Bentivoglio, who was an artist, visual poet, and art critic, Lai became more and more interested in language, which she saw as a natural continuation of her work on thread. This led her to participate in the Materializzazione del Linguaggio, a show curated by Bentivoglio as part of the 1978 Venice Biennale, and that aimed to explore how women artists often, and I quote from Bentivoglio, transform language into textile. Writing, Lai said, gave me the idea of a relationship between ink and thread. It is in this period that Lai also created her first sewn pages, sewn sheets and books. And here I'll just continue talking while I show you some of these works. These pages, sheets and books present a non-verbal language and are formed only by threads rather than graphic elements. These illegible signs made by thread highlight the limitation of writing, of language, and consequently of reading and meaning themselves. These mute books do not ask for a reading, but for a vision. They do not belong to the realm of words. And these are some of the mute books that I was referring to. This is also a key aspect of the work I would like to focus on for today, and is entitled, tellingly, Lenzuolo, Bedsheet, and is representative of Lai's production in the 1980s when she started experimenting with the connection between fabric and the rectangular form of the bedsheet, sewing and writing. This work is also representative of Lai's interest in the concreteness and the body of the work, not just in the concept and the idea that it could evoke. Here we can see small rectangles of fabrics sewn together onto a large bedsheet. Each of the rectangles, whose shape resembles that of the page, is punctuated by lines of black thread. The thread is stitched on the rectangles of fabric as words would be on a page, mimicking the linearity across the page. This linearity, however, is also challenged. In fact, the thread does not give form to any of the words belonging to language that the viewer might recognize. Maybe, I mean, the photograph is very small here, but if you zoom, you couldn't actually read any actual words in those entangled threads stitched on the pages. Here, the sense of continuity that the thread gives is opposed to the discreteness, fragmented nature of the single words. The sign, in a way, moves beyond any possible signifier. The words remain illegible, disrupting any form of writing, giving form paradoxically to an immaterial, unrecorded, unspoken language, and stories too. Here, in this illegibility, lies the key difference between Lai's and Aneda's bedsheets. The stitching strongly suggests, in Lai, the presence of words and lines as written on a page. But this indecipherable writing presents the viewer or reader with infinite possibilities of reading and interpretation. There is not one single meaning, but a potential for countless meanings. This endows viewers with a freedom for different interpretations and at the same time reminds us of the fallibility of writing as a means of communication, of meaning. And I think that this is one of the most important contributions of Lai's work. Storytelling is a key focus of interest for Lai, and as she states, and I quote, "As a child, every time I saw my grandmother mending, I would tell her, 'These sheets are written,' and she would reply, 'Read them.' I invented stories suggested to me by the movements of the tangled thread." "What does sewing mean?" Lai asks. "A needle," she continues, "enters and exits. Something leaving a thread behind, a trace of its past which joins places and intentions." So although there is not a direct connection to mourning and loss as in Aneda, for Lai, threads and needles are also a tool that unites, to unite things, to connect things,
which ultimately is also the primary function, of course, of the loom, a machine that connects threads to threads, creating waves of fabric. It is a tool of union, as the art critic Elena Pontiglia states. Moreover, a key element of Lies in Swallow that is present but not in the same way as in Aneda is seriality and reiteration, which creates a specific kind of rhythm. For Lai, however, the objective resided in communicating the singularity of the action, and in this way she translated repetition into the countless entangling of threads. In Lai, as Aneda interestingly points out in an essay on this artist, rhythm is also closely linked to Lai's passion for space and materiality, as well as language. Hers, Aneda writes, was a theoretical, linguistic, and as she herself claimed, architectural experimentation, tied to a passion for space, without which it would be impossible to understand the power of her works. Lai perceived the rhythm of proportions. So rhythm and repetition, two key elements of poetry, of course, become in Lai through a use of thread and fabric and textiles, a material element of the work, a tactile element that transcends language, transcends sounds, and becomes a spatial element. And I will now quickly move towards some final remarks. One of the most important textile artists of the 20th century, Annie Albertz, asserts throughout her work the importance to resist to words as a supposed superior instrument of thought and knowledge, and presents how a practice of making through materials, especially textiles, can be a powerful way to the formation of cognition. Poetic textiles such as Aneda's and Lai's are subversive works for the way they challenge the supposed superiority of both language and sight, which includes traditional forms of readings, as generally employed when reading poetry. They ask us to rethink the undervalued place that touch and tactility have often been given as modes of knowledge and as ways of constructing meaning. So to conclude, Aneda's anthology and Lai's Lenzuolo are two interesting cases of what we could call intermedial textile poems. They combine elements of poetry and textile arts in such a way that something new develops out of this encounter. These are works that encourage a dynamic and multi-phase practice of reading that emerges from the interaction of reader or observer when engaging with these works, one that disregards ideas of linearity, totality, and meaning. Grazie, mi fermo qui. Grazie infinite, Adele, per questo appunto. Questa presentazione è molto veramente piena anche questa di temi che si scambiano appunto fra queste due autrici. È effettivamente, essendo appunto la tessitura una metafora o comunque un'operazione legata alla poesia da tempi ancestrali, è interessante rivedere appunto quest'ottica sotto anche sotto appunto uno studio di genere, anche perché questi oggetti non sono oggetti qualsiasi, non è un lenzuolo qualsiasi quello che prende Ned, è il lenzuolo della nonna, quindi sono reperti, sono diciamo oggetti che legati anche a una femminilità, a una storia in cui la femminilità era legata a quegli oggetti, quindi è anche un periodo, insomma, si può dire anche di mutismo della donna, e restituire la parola attraverso questi oggetti o quello che questi oggetti rappresentano è assolutamente una prospettiva che a me personalmente interessa moltissimo. Aprirei il dibattito insomma, al pubblico, se volete alzare la mano, potete farlo adesso. Giuseppina, poi accendere il microfono e parlare. Buonasera. Buonasera. No, vorrei dire una cosa, mi è piaciuto molto l'intervento del poeta Stefano, e devo dire che ora che ho ascoltato la professoressa Adele mi sono sentita calare fra un aeroporto e un telaio,
il telaio di Lai e Anedda, che è quello della mia memoria, perché è stata una cosa meravigliosa vedere questo lenzuolo con tutte queste poesie e che mi pareva tipo il periodo dei cantastorie. E devo dire che mi avete fatto venire in mente, perché mia mamma è sarda, quando io sono andata sul terrazzino e ho preso un cuscino con un po' ricamato e ho messo tutte le foto di mio nonno, mia mamma giovane, e quindi io vedo questa cosa della Sardegna che si perpetua. È bellissimo con voi, con questo continuo parlare in inglese, che è proprio il mondo frenetico della nostra modernità, no? E allora mi prendeva il cervello, la testa, e mi faceva andare in quel mondo che io sogno, che è la Sardegna, il nostos, e io vi ringrazio, ecco. Grazie per questo intervento, sono molto contenta che abbia portato a distanza un po' di Sardegna anche a lei. E in realtà quello che ha detto mi fa venire in mente una cosa, ha nominato che, se ho capito bene, aveva usato delle fotografie sul cuscino, in questa cosa che ha creato. Qualcosa di cui non ho avuto modo di parlare, che in realtà è una parte abbastanza importante nella forma dell'articolo di questo lavoro di cui ho parlato oggi, riguarda proprio l'elemento delle fotografie che nel lenzuolo di Anedda sono molto presenti e diciamo... Qui faccio un autosuicidio in realtà, perché sono vero stroncata su questa cosa, però questo è il momento giusto, se no cosa stiamo qua a parlare. Il modo in cui io ho cercato di capire la funzione di queste fotografie è aiutandomi attraverso quello che ho letto in Camera Lucida, scusate non so come è tradotto in italiano, di Roland Barthes, cioè, il libro sulla fotografia. E quest'idea che in qualche modo ogni fotografia è sempre legata, è un reminders of death, nella traduzione in inglese dice, cioè un ricordo, un riportare la morte, e soprattutto un collasso, scusatemi, l'ho pensato in inglese quindi parlo in italianese adesso, un collasso in qualche modo della temporalità lineare, sempre in qualche modo quando ci approcciamo, quando confrontiamo una fotografia, e che c'è una temporalità di that has been, ciò che è stato e ciò che è, in qualche modo confluiscono. E non so cosa ne pensate, sarei molto curiosa di sapere il vostro parere. Io ho anche pensato che questo in qualche modo, in modo chiaramente diverso, è molto vicino al tipo di temporalità, di atemporalità, di apresente che la poesia lirica stessa in qualche modo contiene, evoca, e che in qualche modo entrava nell'installazione, nel modo materiale di Anedda, attraverso anche l'uso, questo elemento delle fotografie di persone che ci sono ma non ci sono. E ora, se mai riprendo anche la fotografia del lenzuolo, una di queste fotografie cucite, ricamate sul lenzuolo, è una fotografia inclusa anche nella raccolta nel libro La vita dei dettagli di Anedda, che fa parte specificamente nella sezione intitolata Collezionare perdite, che riporta una serie di mani, e una di queste mani dice, sotto c'è una breve didascalia sotto questa mano, dice: guarda questa immagine, una mano è mia, quella che sembra la sua ombra è l'orma della mano di un corpo assente. Quindi ecco, anche grazie a questo spunto di qualcosa che rappresenta nella vita dei dettagli, secondo me è abbastanza chiaro come molto legato alla perdita, al lutto, all'assenza, questo lenzuolo e questo uso della fotografia. Scusatemi, mi fermo, sono partita. No, ragione. Comunque il saggio di Barthes, che in italiano è La camera chiara, sono ricordato. No, è effettivamente, ovviamente, nello studio sul lutto, sulla perdita, è pluricitato, è estremamente interessante. Comunque dicevi che appunto in Anedda non c'è proprio una perdita, però c'è questo senso di nostalgia, è ovviamente
cioè, è espresso anche a chiare parole, però si può vedere che appunto è un tentativo di restaurare qualcosa di Di cucina. diverso. Sì, però appunto ricucire qualcosa di passato, cioè la poesia è qualcosa che non c'è più, non ci sono più le parole, non ci sono più, cioè prima c'erano evidentemente, adesso non ci sono più e questo ricucire è un tentativo di riparazione del passato. Quindi, non so, questo senso di perdita io ce lo vedo, cioè poi il rapporto anche linguistico con l'eredità perduta, è appunto una presenza-assenza che, non so, che si sente, almeno da come la leggo io, la vedo, insomma, preminente. Stefano, vuoi prendere la parola? Sì, allora anche qui insomma, cercherò di essere poi molto breve, in realtà volevo fare solo due appunti. A proposito di questa cosa che dicevi tu adesso, mi viene in mente che proprio, mi sembra che proprio sulla copertina del volume di Einaudi di storie siano riportati versi dove lei dice no, ogni 7 anni si rinnovano le cellule, non siamo più noi, no? Quindi c'è cioè, questo concetto della ricostruzione di qualcosa di perduto, poi diventa qualcosa che è stato perduto a livello ontologicamente personale, cioè in questo lei è lirica nel senso più puro del termine, perché ciò che abbiamo perduto sono addirittura le nostre cellule, cioè quello che noi eravamo nel senso vitale del termine. E sul discorso della fotografia volevo aggiungere una cosa, cioè che questo tipo di ragionamento poi in realtà si applica in generale all'arte figurativa in senso lato nel Novecento, cioè ci sono filosofi della storia della scuola di Francoforte, che per esempio Adorno, che è uno molto, a me molto caro, no? Spiega come l'opera d'arte sia costituita di contenuto sedimentato, cioè la materialità fisica dell'opera e la traccia del colore sulla tela sia di fatto contenuto sedimentato, poi viene ordinato in senso storico, ma lì c'è un contenuto di significato che sta al di là dell'opera, che sta nella materia stessa con cui l'opera è composta. E in questo senso poi la fotografia porta questo tipo di ragionamento, secondo me, alle conseguenze estreme, perché lì addirittura il contenuto è il momento che viene catturato dalla prospettiva, ma è il momento presente. Quindi è un discorso che ha delle implicazioni fondamentali, secondo me, con tutta l'estetica poi del XX secolo e contemporanea anche di oggi, insomma. Sì, assolutamente, grazie, grazie Stefano. Mentre parlavi ho pensato all'inizio di storie, assolutamente. Sì, no, in realtà diciamo, quello ho anche pensato mentre parlavi, appunto parlando di canto, di poesia, quanto difficile, come leggiamo un lavoro tipo quello di Lai? E sono sicura che ci saranno stati degli esperimenti di qualche tipo recente di come leggere certi tipi di installazioni simili, non magari di Lai. Ma mi viene in mente anche Emilio Sgro, per esempio, che non c'è un coinvolgimento della materia tessile, però appunto queste, diciamo, linee di parole cancellate, no, in nero, quindi non si legge, non c'è una parola che in qualche modo può essere riconosciuta. Ci sono quindi altre forme di lettura. E sì, ecco, però il focus del mio intervento, insomma, del mio studio, che poi coinvolgerà anche altre poetesse, altri poeti, altri artisti di anche altre culture e lingue, è sulla materialità della pratica artistica con tessuto. E quindi sì. Sì, è tardissimo, però insomma, già che ci siamo, potresti magari dirci in due parole, magari come Elisa Biagini entra in questo discorso, se è Sì, possibile, certo, molto forse brevemente. In realtà devo ancora veramente guardare bene la casa di Elisa Biagini,
Però è stato, devo dire, una coincidenza. Stiamo organizzando per uno dei seminari prossimi di Italian Poetry Today un evento lì. E guardando nel suo sito ho scoperto che in realtà lei ha lavorato tantissimo con installazioni di diversi tipi di installazioni, ma soprattutto ho notato delle cose che mi hanno molto ricordato l'oggetto del mio studio. Si possono trovare appunto online, ora non ce l'ho nella mia presentazione nelle slides. Alcune federe vengono proprio chiamate federe oppure dei lavori con delle camicie e ci sono delle parole, in quel caso come in Aneddah si leggono, cucite o scritte, ricamate sopra. E, appunto, di nuovo la domanda è, che non è una domanda che emerge chiaramente soltanto per il tipo di studio che sto facendo io a livello dei textiles, ma questo elemento. Come dicevi tu prima, Stefano, del domestico, appunto queste federe, oppure per gli svegini ho visto un'installazione con delle forchette, dei piatti, di altre cose, appunto legate all'ambiente della cucina. Come sappiamo, cucina è uno spazio fondamentale nella poesia di Aneddah anche. Come ci relazioniamo, come capiamo, come leggiamo questi spazi, questi elementi più, se vogliamo, domestici? Nel caso di Elisa Biagini, per esempio, quando le ho chiesto questa domanda recentemente durante una telefonata, lei mi ha un po' subito ripreso, sottolineando che per lei in realtà non è legato tanto al domestico, ma più al mondo, al periodo dell'infanzia. Anche se sono oggetti, appunto, magari alla federa trovata in cantina della nonna, però è qualcosa che appartiene al periodo passato, dell'infanzia. E questo in qualche modo abbiamo visto anche che è emerso anche in Lai e in Aneddah, no? Che parlano delle memorie di quando, Aneddah, di quando ero ragazzina, tutte le donne che mi stavano attorno con fili, cucivano, eccetera, eccetera. E io quindi sarei più tentata di andare verso questa lettura più anziché di nuovo legare, limitare qualsiasi tipo di cosa scritta da donne a luogo e spazio domestico. Come spazio femminile. Bene, grazie mille. Allora, è molto interessante. Poi non so, questa, non so se la vedo solo io, però ci vedo un filo che, no, tra gli interventi che poi si crea da solo, appunto, non so, le metamorfosi, l'idea di Maria di Francia, che sono completamente, insomma. Sicuramente non voluti, però insomma, trovo questi, insomma, trovo sempre estremamente interessanti poi le combinazioni che si vengono a creare casualmente. Allora, io a questo punto, con grande ritardo, do il benvenuto anche a Davide Pavone. Si è laureato in italianistica e scienze linguistiche presso l'Università di Bologna e all'interno dello stesso Ateneo ha partecipato alla creazione del laboratorio didattico Sistema Periodico tra il 2016 e il 2017. Da questa esperienza è derivata la pubblicazione dell'omonima raccolta di saggi di cui è coautore e co-curatore insieme a Bortolotto, Fuochi e Parodi. L'opera appunto si intitola Sistema Periodico, il secolo interminabile delle riviste, pubblicato per Pendragon nel 2018. I suoi articoli sono apparsi su alcune riviste come Poetiche, Atelier, Entimema e dal 2019 è redattore del progetto Medium Poesia. Attualmente insegna italiano, storia e geografia in una scuola media nella provincia di Milano. E ci presenterà un poster. Grazie Stefano e Giulia per lo spazio che mi avete concesso e ringrazio anche il professor Pomiglio che si è ricordato della prima versione del poster invece che aveva visto a Milano durante una presentazione della collana. Vi presento subito, così non ritardiamo ulteriormente, il poster. Ok. Però vorrei partire da una brevissima riflessione che ho fatto mentre componevo il poster e mentre pensavo come esporlo in realtà, perché poi,
credo anche composta si esponga un po' da solo, nonostante si possa poi suggerire delle linee di lettura. Ed è la seguente, nell'immaginario, o quantomeno nel mio immaginario, poi magari qualcuno mi smentirà, il poster è uno strumento prettamente scientifico che appartiene alle scienze esatte in qualche modo. E richiede un grande ordine, una grande chiarezza, una grande comprensibilità e una certa velocità di lettura. E mi è venuto in mente, a partire da questo primo carattere dello strumento e della metodologia, che sono tutte caratteristiche che non si avvicinano per niente alla poesia, quindi fare un poster di poesia è un po' paradossale in realtà, tant'è che il tentativo che ho fatto con questa seconda versione del poster è un tentativo di rendere l'entropia, il caos, il disordine. A partire da un'indagine ovviamente su un aspetto poetico, quindi una pulsione al disordine che dovrebbe rendere questa incompatibilità tra poesia e metodologia del post. Questo è giusto come spunto metodologico per capire meglio come ho provato a lavorare. Torno sul poster, appunto, il titolo del poster è Croma K, collana di poesia contemporanea ed è un tentativo di indagare questa collana, edita da Oedipus a partire dal 2016 e tuttora in attività, che ad oggi conta 11 titoli. Scusate, 11 titoli. Parlavo di seconda versione perché il poster in realtà è già stato presentato nel 2018, se ricordo bene, al primo seminario di poesia contemporanea presso lo IUM di Milano. E aveva un'altra veste grafica perché le pubblicazioni erano solo 8, quindi si prestava per un'altra impostazione grafica. E ho deciso di rifarlo per aggiornarlo, quindi per aggiungere le 3 pubblicazioni in più e anche come una sfida personale in qualche modo, perché poi cercare di rendere un'indagine critica dal punto di vista grafico è sempre una grande sfida, dà grandissime possibilità per ampliare appunto l'indagine e la lettura in direzioni inaspettate. Ed è la cosa forse più interessante. Qual è la prima caratteristica del poster? Che bisogna mostrare, quindi la prima cosa che ho tentato di fare è di muovermi a partire dai testi di questa collana per cercare di mostrare che cosa succede. Ovviamente, apro una piccola parentesi, tutto il discorso sul disordine è arginato in qualche modo dall'esigenza critica, nel senso che il disordine va bene, però dovendo approcciare e tessere in qualche modo un discorso critico. Ci vuole un ordine e quindi tutto il disordine è rinchiuso poi in dei paletti che devono esistere per poter fruire in qualche modo l'indagine che si è tentata. La parte superiore del poster racchiude appunto i testi di cui parlavo prima. Ho deciso di selezionare 2 testi per ogni opera perché mi è sembrato il numero, diciamo, medio, quindi giusto, per mostrare tutto quello che si doveva mostrare dell'opera. E per non occupare troppo spazio, che è una questione fondamentale in un poster. Ogni odiade di testi è racchiuso in uno spazio delimitato che viene ricollegato ai libri nella sezione centrale. I libri per colore e per forma richiamano i prodotti reali, quindi hanno più o meno lo stesso colore e di forma quadrata, e sono collegati per rimarcare l'importanza della paternità dei testi, semplicemente, che è un concetto tanto semplice quanto importante. E cosa fondamentale è che il collegamento tra i testi e il singolo libro è accompagnata, faccio qualche zoom per esemplificare, poi magari con gli interventi da parte del vostro o del pubblico potrò rispondere se riesco a qualche domanda. Da delle diciture che sono dei tentativi definitori delle procedure formali con cui gli autori organizzano il materiale testuale. Quindi sono semplici parole o sintagmi che tentano di sintetizzare dei comportamenti che l'autore ha nei confronti della materia testuale per organizzare i componimenti poetici. Nella parte centrale ho appunto organizzato linearmente tutte le uscite, quindi tutte le pubblicazioni della collana, che dicevo sono 11. Le ultime del 2019, se non sbaglio, ho scritto la data, sì, perché purtroppo la collana si è dovuta arrestare per colpa della pandemia, in qualche modo, però continuerà, è ancora viva, quindi aspettiamo con trepidazione. Perché le procedure formali rimangono nella parte superiore? Perché sono il carattere che più si presta a essere mostrato, visto che il poster è un lavoro grafico e quindi deve mostrare in qualche modo come l'autore ha lavorato e come poter fruire in maniera più corretta, mi verrebbe dire, le opere, ho scelto di selezionare da una parte delle caratteristiche oggettive, come possono essere la rima, la presenza di note, la centratura del testo, la ricorrenza di determinate figure retoriche che possono essere indice di un determinato comportamento autoriale,
E dall'altra parte invece dei tentativi, sempre lungo le linee, di definire dei comportamenti un po' più complessi, quindi sono tentativi più arbitrari da parte mia, che rappresentassero e riassumessero sempre dei comportamenti autoriali nei confronti del testo, però dei comportamenti un po' più complessi, quindi nella gestione, ad esempio, di questioni extratestuali, come il rapporto con i potesti o con altre opere, o come la gestione di, non di una singola caratteristica, un singolo elemento che ritorna nel testo, ma ad esempio di tutto un livello di significazione che viene elaborato in un determinato modo. A questo primo approccio critico si collega la parte inferiore del testo che invece vuole consciamente restituire un disordine un po' più intenso, diciamo, che rappresenta in qualche modo il primo approccio critico. È una sorta di poesia visiva, in realtà non è una poesia affatto. Perché poesia visiva? Perché mi è venuta in mente ricordando i lavori di Balestrini, banalmente. E sono tutte espressioni tratte da tre luoghi differenti. I primi, i più numerosi, sono le quarte di copertina, che sono il primo approccio critico a questi libri pubblicati nella collana e sono molto interessanti perché sono tutti autoriali. Quindi il primo strumento critico che il lettore ha a disposizione è proprio della penna dell'autore. Sono i più disparati perché c'è, a quanto ho capito, una libertà totale da parte dell'autore di riempire la quarta di copertina per dare un'indicazione di lettura, una prima indicazione critica, e sono molto interessanti, tanto quanto i testi, direi, sono complementari in qualche modo. Il secondo luogo, che è invece intermedio, diciamo, tra l'autorialità e la critica, è un articolo di presentazione uscito il 18 aprile 2016, se non sbaglio, sì, me l'avevo segnato, che è un piccolo articoletto di presentazione del curatore Ivan Schiavone. Che presenta un po' le direttive editoriali e critiche della collana, quindi in che modo le scelte vengono fatte per arrivare poi alla pubblicazione. E anche qui dico intermedio perché Ivan Schiavone è anche poeta, quindi fa delle scelte in qualche modo autoriali, anche se non sui suoi testi, rispettando una certa idea di poetica, in qualche modo, se il termine può essere corretto. Ultimo luogo, invece, che in realtà non è un luogo, ma è un tentativo mio, sempre arbitrario, di definire univocamente ogni testualità la testualità di ogni libro. Quindi, diciamo, una sorta di sunto di tutte le procedure formali che ho rintracciato per ogni libro. Perché tentativo arbitrario? Perché è molto difficile, in realtà, riassumere in una parola, in un sintagma, l'intera testualità di un'opera. Quindi, è un tentativo anche abbastanza azzardato. Ritorno alla grandezza naturale. E ultima cosa che vorrei dire è la direzione di lettura. In realtà non ce n'è una prestabilita, il testo si sviluppa in verticale, quindi è possibile approcciare i testi e poi tentare di ricostruire un approccio critico, seguendo le procedure formali, attraverso i libri, attraverso una decifrazione del primo approccio critico, per poi arrivare magari al tentativo di definire più complicatamente, in modo più complesso, la testualità dei vari autori, oppure si può scegliere di partire dal primo approccio critico e tentare poi di orientarsi all'interno dei testi per cercare di decifrarli meglio e trarre una significazione più intera e più corretta, forse. Direi che mi fermo così non sforiamo troppo. Grazie Davide per la brevità, anche per essere rimasto nei tempi, ma appunto io ti inviterei un po' se vuoi a espandere ancora, appunto perché questo poster è estremamente ricco e andrebbe veramente studiato a fondo, però mi interessa molto appunto vedere come appunto la metodologia interpretativa si fa visuale e diventa in qualche modo anche una costrizione, o meglio, la visualizzazione costringe e diciamo guida il ragionamento critico. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, il benvenuto, alzare la mano, altrimenti appunto io ti chiederei se appunto
in questo appunto, in questo caos che vediamo nella pagina, c'è in realtà una direttrice che, o comunque alcune direttrici che possono racchiudere e semplificare questo, diciamo, questo progetto che è sicuramente interessantissimo nel panorama italiano di oggi, e che fondamentalmente è coerente, essendo alla fine il frutto di una scelta di una persona precisa, insomma, di uno schiavone. Ne hai riscontrate alcune o c'è qualcosa che Sì, vale la pena menzionare? in realtà la prima idea, cioè l'idea del primo poster è nata in tutt'altra maniera e mi ha lasciato un po' spiazzato, nel senso che io avevo risposto alla call del seminario di poesia pensando a una relazione orale e scritta, ovviamente. L'idea di rendere graficamente una ricerca così complessa mi ha molto spiazzato e mi ha molto spaventato inizialmente, però devo dire che mi ha dato delle possibilità che non credevo possibili. Cioè, mi ha costretto in alcune direzioni che mi hanno illuminato alcuni aspetti del lavoro editoriale e soprattutto dei testi che altrimenti probabilmente avrei lasciato all'oscuro. Quindi è stata una grande ricchezza. Perché dico così? Perché l'analisi della collana, io il primo poster l'avevo intitolato Croma K per una tendenza della poesia contemporanea. E l'idea era in realtà molto provocatoria, perché non aveva un fondamento critico. Era quella di proporre le scelte critiche della collana come una tendenza nella poesia contemporanea. Perché parlando con Ivan Schiavone, con il curatore, e leggendo le opere, avendo modo anche di confrontarmi con alcuni autori che sono stati pubblicati nella collana, l'idea di fondo della collana è quella di proporre una poesia che ponga al centro il lavoro sul linguaggio. Il lavoro sul linguaggio in tutti i sensi, nel senso che la collana non si orienta su determinate tematiche, non si orienta su determinate tendenze propriamente dette, come, non lo so, il neometricismo, la lirica, eccetera, eccetera, ma pone al centro e pubblica tutto ciò che, cioè, tutto ciò, tutti gli autori che hanno al centro del libro, dell'opera, un lavoro sulla materia testuale. Quindi tutto ciò che... Tutte le opere che vengono lavorate come una stratificazione di livelli di significazione, come dovrebbe essere il lavoro poetico, è buono per la pubblicazione in qualche modo. Non voglio dire ovviamente che siano accettati tutti, anzi la selezione mi è sembrata, parlando con Schiavone, molto molto stringente, però non ci sono dei paletti, in termini estetici, in termini di gusto, in termini di tematiche, appunto. Tant'è che leggendo anche solo gli estratti che ho collocato nel poster si nota una grandissima eterogeneità tra gli autori, sono molto diversi, si fatica a trovarne due vicini per poetiche, mi verrebbe da dire. Ci sono ovviamente delle analogie, ma le analogie le troviamo criticamente un po' ovunque, che è anche un po' il lavoro del critico, e questa è una caratteristica molto interessante, secondo me, della collana. Perché parlavo di provocazione? Perché parlare di una collana di questo tipo come tendenza nel panorama contemporaneo è effettivamente provocante, nel senso che la collana si basa sui caratteri ontologici, ontogenetici della poesia, e quindi considerare degli autori, neanche degli autori, delle opere che sono state scelte soltanto perché scritte in un linguaggio poetico di base, quindi un testo, un'opera che abbia insite le caratteristiche del testo poetico, del linguaggio poetico, e niente di più, vuol dire che forse questa è la provocazione che vuole lanciare la collana. Nel panorama della poesia contemporanea, non tutti gli autori e non tutti i lettori sanno riconoscere in qualche modo che cos'è poesia e che cos'è no. Adesso ho allargato un po' troppo la domanda, forse, perché è uno degli interrogativi più ricorrenti e più irrisolti della storia della poesia. Però la provocazione iniziale era questa. Se possiamo definire, cosa che tra l'altro Schiavone spesso mi ha smentito, parlando con lui non era affatto d'accordo, però l'ho comunque mantenuta appunto come provocazione, se possiamo mantenere una proposta di tendenza poetica in un gruppo di opere che ripropongono semplicemente i caratteri del linguaggio poetico, forse una parte della produzione, una parte della critica, una parte dei lettori non sta comprendendo bene che cosa significhi la poesia e che ruolo abbia. La rilancio così, in modo così largo, sempre come provocazione, ovviamente, non è un attacco a nessuno. No, certo, ma insomma, io
sono il primo, insomma, che poesia mi nasce perché, per capire un po' cosa sia poesia e cosa non lo sia. Non, insomma, è una domanda senza risposta. Io comunque, vabbè, questi incontri sono ormai, abbiamo già stabilito la tradizione di chiamare in causa le persone. E io, appunto, io francamente su questo argomento ci terrei anche a sentire l'opinione del professor Pomiglio, se si ha voglia di, oppure insomma anche qualcun altro. Io ho scritto intanto in chat, se vuole intervenire ovviamente nel video è il benvenuto, però intanto ha scritto: grazie Davide, ipertesto ancora più esemplare di 2 anni fa, un vero manifesto del possibile oggi coetabile, e la varietà delle parole chiave e il loro rimandarsi ne rende conto alla perfezione. Topografia che è un viaggio testuale da una mappa al crocevia che dovrà continuare a snodarsi e intersecarsi. Io non sono, diciamo, totalmente convinta di questa mancanza di una mancanza, oddio, non mancanza perché in realtà, come hai dimostrato, in realtà una linea c'è, però volevo chiederti se magari attraverso la lettura anche dei paratesti, diciamo, degli elementi, un filo che appunto si intrecci, annodi in qualche modo gli elementi di questa collana, una direzione editoriale più saldo in qualche modo. Non so, io mi occupo di letteria del Novecento ed era un po' diversa, quindi mi stravolgi molto, però in realtà è interessantissimo perché è proprio una mappa di quello che succede oggi nella poesia, è interessantissimo. Quindi volevo chiederti se anche attraverso magari i paratesti c'è qualche cosa che emerge che ci vuoi dire di più. Con paratesti intendi le quarte di copertina a cui mi sono riferito? Sì, in realtà, se posso, volevo proiettare anche brevemente la prima versione del poster, che è questa. Quindi ve la faccio vedere giusto per conoscenza, per vedere da dove è partito più che altro, da dove è partita l'indagine più che altro. C'è una cosa in più, scusate, c'è una cosa in più rispetto alla seconda versione, che è l'indagine che ho messo al centro, perché in questo caso la struttura è circolare. Che è un'indagine prettamente tematica. Ho selezionato 8 campi semantici, che sono questi che vedete in alto, e con i colori, semplicemente creando una sorta di istogramma circolare, ho effettuato un'indagine sulle occorrenze. C'è un problema, quindi parto dal problema. Le occorrenze intorno ai campi semantici sono molto arbitrarie, perché spesso ci si può selezionare un corpus di termini, di parole che orbitano intorno a un campo semantico, però ci sono anche dei riferimenti non lessicali, quindi è molto difficile fare un lavoro di questo genere sul linguaggio poetico. Però perché ve lo mostro? Perché in realtà la prima indagine legata al primo poster conteneva anche una proposta di studio tematico. Nel senso che leggendo le prime 9, perché poi è rientrata anche la nona pubblicazione nell'articolo che è seguito al poster, questi 8 campi semantici tornavano in tutte le opere. Quindi ci sono delle tematiche affini. Solo che poi, interrogandomi più criticamente, più profondamente, potete anche vederlo molto facilmente, in realtà sono campi semantici che tornano praticamente sempre nella poesia. E tornano da sempre nella poesia, dai tempi della poesia orale dell'antica Grecia. Quindi era un'indagine, non lo so, parziale sicuramente, molto complicata da effettuare per i problemi a cui mi riferivo prima, e che forse era un vicolo cieco perché non poteva costituire un distinguo della collana nel panorama poetico contemporaneo. E quindi l'ho un po' accantonata per questo motivo. Poi in realtà, confrontando i due poster, il primo è molto più ordinato, si prestava molto di più perché il numero 8 è molto più simmetrico, quindi anche il lavoro grafico è stato più semplice da questo punto di vista. E la proposta che ho voluto fare con il secondo poster era proprio quello di spingere tanto di più su quella complessità, quindi sul disordine di cui parlavo all'inizio, che in realtà non è disordine, appunto, come dicevi tu, Giulia, ma è complessità del linguaggio poetico che vuole essere restituita anche nell'indagine critica, perché
che deve essere in qualche modo restituita anche graficamente, secondo me, se si propone un poster. Poi ovviamente dipende dall'oggetto del poster, quindi non voglio dare una direzione unica sul lavoro grafico che si può fare in un'indagine critica sulla poesia. Non so se ho risposto. Perché riguardo al paratesto, in realtà sì, i campi semantici derivano si ritrovano soprattutto nei paratesti, oltre che nelle opere, naturalmente. Quindi sicuramente ci sono dei punti in comune che si possono trovare anche sul piano tematico, non solo formale, tra le opere. Però il modo di lavorare che ha ciascun autore nella collana è molto differente rispetto agli altri. Certo, tra l'altro è interessante anche il fatto che sono appunto paratesti autoriali, anche qui diverso dal Novecento. Effettivamente, diciamo, quei campi tematici forse sono proprio fondativi della poesia ed è il motivo per cui poi li riscontri, anche questo è un aspetto interessante. E mi chiedevo invece, mentre aspettiamo, sperando che il professor Pomillo riesca a riattivare l'audio. Sì, posso anche. Dica lei però così. No, mi chiedevo, diciamo, la parte invece del processo decisionale da parte dell'editore, quindi di Schiavone in questo caso, se dire qualcosa in più. Però lascio assolutamente la parola al professor Pomilio. No, no, beh, anzi, interessante che Davide ci così, insomma, ci documenti ulteriormente. No, volevo molto semplicemente ringraziare, insomma, non solo Davide, ma anche gli interventi precedenti. Fra l'altro, l'intervento sulla tessitura sul camo mi richiamava alcuni elementi attualmente ritornati abbastanza in auge, risalendo dagli anni 60, dai gloriosi anni 60, come ci ricordava Giorgio Maria Cornelio, ossia la prospettiva asemica, no? La prospettiva asemica che però appunto tratta in qualche modo via dalle marche, se vogliamo, di iperformalismo, di asignificante, però in qualche modo per certi aspetti un po' capitombolante su se stesso, in effetti, in questa prospettiva che è fortemente e rinnovatamente antropologica, però anche così, insomma, affonda davvero nelle fibre, così, insomma, in fondo dell'identità e delle costruzioni culturali, mi sembra davvero molto, molto fecondo come prospettiva. Oltre alla prospettiva, ovviamente, al lavoro di così, di una sorta di pathos intermedio fra chi è diciamo, da chi è appannaggio, no? Il mezzo così, logos, e chi in fondo non può far altro che esprimere appunto attraverso appunto delle marche asignificanti, no? Insomma, è chiaro che non è impossibile non pensare a così, insomma, diciamo ad anelli, diciamo molto, molto densi, no? Della modernità, a partire dal canto degli uccelli leopardiano, ovviamente, nella prospettiva, che però al tempo stesso, ecco, io ricordo una bellissima lettura di Manganelli, proprio di questo canto, dell'operetta morale che raccolsi io stesso, fra l'altro, per un programma radiofonico, che insomma, in fondo, si appaia molto alla sua idea di tutto sommato di un privilegio da accordare alla significante, un'intensità che però non passa attraverso, tutto sommato, le maglie, o il caso di dirle, le trame, le griglie in qualche modo incapsulanti del logos. Ecco, insomma, ed è un po' quello che poi Manganelli esprime poi con Paolo Terni, anche in questo testo che è stato qualche anno fa rimesso in auge dalla casa editrice Lorma. Per quello che riguarda Croma K, oltre al bellissimo lavoro di Davide, sottolineerei che davvero è una collana di grandissimo livello, che tra l'altro con una direzione tutt'altro che settaria, è una collana di ricerca, una delle pochissime collane di ricerche aperte, a mio parere, negli ultimi anni, e d'altra parte basterebbe vedere anche la molteplicità delle ricerche,
che appunto sono in qualche modo delle linee parallele e convergenti, no? Pensare a dei nomi davvero così opposti rispetto l'uno rispetto all'altro, come quello di Taniello Bonito, quello di Alessandra Carnaroli, o come quello di Fabio Recchini e magari di Vincenzo Stuni, o di, anche di voci femminili di grandissima qualità come Laura Liberale ad Asirenta. Ecco, diciamo che insomma, ecco, adesso non li ricordo tutti ed è un po' troppo piccolo ecco, naturalmente Frungillo, di cui si è parlato più volte in questa sede, ecco, insomma, diciamo che davvero rende conto, scaramuccia un metricismo in qualche modo estremo, e poi l'iperconcettualismo, che però viene da lontano, viene dal fondo degli anni Ottanta di Lorenzo Durante. Ecco, insomma, diciamo che sono Guido Caserza, che potremmo mettere sulla stessa linea d'onda di Scaramuccia sotto certi aspetti, per un'opera in questo caso profondamente provocatoria. Ecco, credo che davvero siano dei titoli esemplari che potrebbero essere una sorta di spettro, il caso di dire, ampio spettro del poetabile nella ricerca attualmente. Ecco, diciamo, a volte c'è anche un po' una tendenza a appropriarsi, no? Un po' in modo un po' diciamo proditorio, no? di questa sigla ricerca, che chiaramente è una cosa che viene da lontano. Non c'è forse a stretto dire poesia, che in qualche modo è sempre una sfida, no? Portata nei confronti dei limiti, della possibilità della parola. Non c'è poesia che non ricerchi qualcosa fra le trame stesso del suo dire, del suo stesso non dire, del suo indicibile o invisibile, insomma. Però una invisibilità che poi, tra l'altro, nel caso della poesia è particolarmente critica, in quanto la poesia è visibilità, è il momento in cui il linguaggio proprio si pone anche, appunto, come d'altra parte ci mostrano questi lavori al quadrato di questi poster, si pone proprio anche come delle strutture visuali, insomma, al di là del loro trattamento asemico, al di là del loro trattamento, possiamo dire, spazializzante, eccetera, eccetera. Ma è dalla notte dei tempi che la poesia è anche un dispositivo visuale, insomma, un dispositivo di visualizzazione e d'altra parte la nascita della nostra lirica passa per l'occhio, no? Passa per l'occhio con i siciliani, insomma, ecco, la predominanza dell'occhio è qualcosa di assolutamente inalienabile. Ecco. Ecco, direi che appunto queste iniziative, che sono lodevoli, come quelle di altre piccole case editrici, che insomma magari un po' più settorializzate, un poco più come dire, insomma, diciamo che rappresentano più delle tendenze specifiche, però effettivamente sono di grande, davvero straordinariamente meritoria, in quanto poi ci rendono disponibili, pur nella loro relativa visibilità, perché indubbiamente è una casa editrice che ha una circolazione davvero molto, molto limitata, però insomma ci rendono disponibili, ci rendono chiaro quanto effettivamente, ecco, il discorso, le strade, i percorsi della poesia contemporanea e oltre la contemporaneità, appunto, oltre questa sorta di, possiamo dire, di magma che almeno da 60 anni a questa parte continuiamo a dire una contemporaneità dove tutto alla fin fine è compresente e tutto è reversibile. Ecco, ci fanno vedere che in fondo le strade continuano a intrecciarsi, e diciamo in modo fecondo e appunto anche nel modo più scompaginato, come appunto anche il percorso di questo poster, che va dalla, diciamo, da francobolli specifici, da voci specifiche, e poi man mano appunto tutto finisce per rimescolarsi in una sorta di metateoria, che è quella, insomma, sostanzialmente delle voci che si intrecciano e si ricamano e si tessono vicendevolmente. Grazie, allora davvero più di questo non posso dire, scusatemi, insomma, diciamo, ecco, se, però davvero, fra l'altro, ho seguito nelle linee, grandi linee, appunto, anche il secondo intervento di Adele Bardazzi, però esco da una filiera di sedute di laurea davvero
stressantissima e di lezioni, diciamo, da ieri pomeriggio a oggi, domani riprendiamo, quindi insomma sto un pochettino anche con la testa in tempesta in questa Grazie, chiacchiera. professore. Grazie mille. E allora, data l'ora, io mi avverei alla chiusura. E grazie appunto ai nostri relatori di oggi, a Stefano Bottero, a Adele Bardazzi e Davide Pavone. Allora, vi do appuntamento alla settimana prossima, in cui se riesco a ritrovare il programma. Da adesso fino alla fine appunto dei seminari, vi ricordo che praticamente abbiamo seminari tutte le settimane, quindi È una minaccia. sì, tranne uno. Appunto, la settimana prossima ospiteremo Tommaso Di Dio e Valeria Cristaldi, quindi vi invito a partecipare. Ringrazio tutti quelli che insomma, che sono rimasti con noi fino a quest'ora e vi auguro una buona serata. Grazie. Grazie mille. Arrivederci. Grazie, buonasera. Arrivederci.